Serie B-Win. Tutti i colori della passione. La Triestina è chiamata a far punti per frenare l'ansia da ultimo posto. Il Torino obbligato a vincere per non staccarsi dalla zona playoff. Obiettivi opposti al Nereo Rocco nel posticipo della 19ª giornata di Serie B-Win. Alla bardata in campo col 4-4-2, squalifiche e infortuni consentono gli esordi da titolare per Gerbo a centrocampo e Lionetti, classe 91, in avanti con Marchi. Granata col 4-2-3-1, c'è Ogbonna, laterale basso al posto di Garofalo, fuori anche lo squalificato De Vezze, al suo posto si rivede dal primo minuto Paolo Zanetti, schermo davanti alla difesa con De Feudis, arbitra Velotto di Grosseto. Prima opportunità dopo 4 minuti dal fischio d'inizio per la Triestina, spinge sulla destra Antonelli il suo cross, parato senza difficoltà da Bassi. La replica dei Granata arriva dopo 25 minuti con una combinazione tra Junko e Lazarevic, lo sloveno controlla dai 25 metri, il suo destro però si perde largo di poco. Un minuto dopo ed è ancora la formazione alla bardata in avanti, sempre Antonelli a spingere sulla fascia destra, mette il pallone in mezzo, Di Cesare allontana in qualche modo, prova la girata Marchi, il pallone però non trova lo specchio della porta. Al minuto 35 la formazione di Lerda in avanti, il tiro di De Feudis respinto dalla difesa, il palla si impenne, diventa un'opportunità clamorosa per Sgrigna, ci prova con l'esterno, poi però c'è la risposta di Viotti e l'occasione sfuma. La Triestina, scampato il pericolo, si ripropone in avanti, fa tutto Gerbo, prova il destro dai 25 metri, la parata di Bassi senza grosse difficoltà. Prima del riposo, ultima opportunità per la formazione ospite con il destro di Junko che costringe alla respinta Viotti, poi il tentativo di tap-in da parte di Bellingheri viene fermato per la posizione di fuorigioco. In avvio di ripresa Lerda lascia negli spogliatoi Bellingheri e Junko, dentro Gasbarroni e Pellicori per dar maggior vivacità alla fase offensiva dei Granata. Il primo pericolo della ripresa però dopo 11 minuti porta la firma di Valerio Di Cesare che sradica un pallone a Lionetti a metà campo, poi fa tutto da solo, scarica il destro che va ad infrangersi contro la faccia interna del palo, poi la deviazione in calcio d'angolo, prima grande opportunità firmata da Valerio Di Cesare, la sua conclusione e la palla che va a baciare la faccia interna del palo. Insiste la formazione di Lerda, il colpo di tacco da parte di Danilo D'Ambrosio, Viotti bravo a recuperare il pallone praticamente sulla linea di porta. Al minuto 19 lancio di Zanetti, il drop vincente di Sgrigna e la rete del vantaggio Torino. Il quinto gol in campionato per Alessandro Sgrigna, quello che regala l'1-0 al Nereo Rocco, alla formazione ospite, il destro chirurgico sul secondo palo, niente da fare per Viotti sulla conclusione incrociata da parte di Alessandro Sgrigna. La Triestina non ci sta, cerca un gol che al Nereo Rocco manca da ben 5 partite, il cross di Antonelli, Marchi si gira, il pallone però termina alto. Spinge ancora la squadra di casa alla ricerca dell'1-1, il pallone per Antonelli, ci prova dal limite il capitano, la parata a terra di Bassi. Il nuovo entrato Matute si mette in evidenza al minuto 33, il camerunese recupera la palla ai 18 metri, salta un paio di difensori, poi va a immolarsi Pratali che devia il pallone in calcio d'angolo. Sbilanciati in avanti la Triestina, il Torino prova ad approfittarne, bella la combinazione Sgrigna-Gasbarroni-Sgrigna che cerca la doppietta ma stavolta trova l'attenta risposta da parte di Viotti e l'opportunità sfuma. In pieno extra time poi ultima chance per il Toro, Gasbarroni-Sgrigna per Lazarevic, lo sloveno prova con il mancino la parata a terra di Viotti, torna a vincere il Torino dopo due pareggi. Terza sconfitta di fila per la Triestina, la panchina di Iaconi traballa.